Buongiorno, bentornati sul canale del Bauscianero Blu, Sergio Sarruggeri. Oh, ciao a tutti ragazzi, grazie per i vostri auguri di pronta guarigione. Ecco, in effetti va meglio, merito delle medicine comunque, perché la febbre c'è ancora, anche se è poca. Il problema è uscire da quella porta, perché si inizia a tremare come una foglia. Ecco. Se esco da quella porta ricordo un po' Padelli, no? No, dai, scherzo, povero Padelli. Allora, ragazzi, 1-0-2 di ieri, come abbiamo già detto nel video, che comunque agevola il passaggio del turno. Gli scongiuri con Ludogorets non voglio farmi, perché con Ludogorets gli scongiuri al ritorno non voglio assolutamente farmi. È un risultato che consentirà la settimana prossima di preparare al meglio poi la partita che ci sarà. Da lì a 3 giorni, ok, partita molto ma molto importante contro quella squadra di Torino. Però ecco, vorrei parlare poco della partita di Torino e ricordare che prima c'è Inter-Sampdoria. Ecco perché sento troppo parlare di Juventus-Inter. Allora, iniziamo a parlare di Inter-Sampdoria, iniziamo a capire quello che è successo ieri, cosa ci dice questa partita. Allora, iniziamo il video con i ringraziamenti, grazie per tutti i vostri auguri, ma non ho niente, ho solo un'influenza molto forte che sta passando, ok? E grazie mille per la live, la vostra presenza mi dà veramente coraggio, nel senso che siete la mia linfa, io continuo a dirlo perché è così. Allora, parliamo della partita di ieri, si è vista un Inter che ha possibilità e ha tante possibilità di non solo continuare, ma di arrivare in fondo a questa competizione europea, no? Nel senso che abbiamo molte chance di andare fino in fondo in Europa League, parliamoci chiaro ragazzi. E voglio ben sperare che i ragazzi e il mister facciano di tutto per poter arrivare in fondo. Perché abbiamo fatto vedere che comunque abbiamo una rosa adesso non più ristretta, ma abbiamo una rosa che offre tante, ma tante possibilità. E in Europa League mi piacerebbe, almeno in questi turni, ok? Perché poi il cammino comunque si farà sempre più tortuoso, perché le squadre saranno sempre più forti, anche se non è il livello della Champions League, però comunque. Insomma, squadre importanti e forti a livello europeo ce n'è, però sfruttiamo questo ritorno e il prossimo, a meno che non ci capiti lo squadrone, per fare un po' di esperimenti. Perché? Perché comunque io penso che ieri si sia visto che Godin con la difesa 4 è Godin, è un eletto. Penso che si sia visto che Eriksen con un sistema di gioco diverso possa rendere molto ma molto di più, per il semplice fatto che nel primo tempo con il canonico schema 3-5-2 come mezzala di sinistra sembrava troppo attento alla sua posizione per poter liberare il suo estro che è fondamentale quando siamo in possesso. Ma veramente fondamentale perché questo ragazzo ha un estro e due piedi magici e è uno dei migliori, secondo me, al mondo a livello di tiro, perché ogni volta che tira o prende la traversa o segna o fa tremare tutti quanti. Quindi sfruttiamo questo grandissimo giocatore e diamogli comunque la giusta collocazione, cosa che assolutamente mi rendo conto che non è facile. Quindi se io prima continuavo a esortare l'allenatore dicendo Mister, per favore, fallo giocare, fallo giocare, fallo giocare, evidentemente era il Bauscia tifoso di pancia che parlava, ok? Quindi chiariamo anche questo aspetto. Chiaramente con un 3-5-2 io continuo a sostenere che lui il movimento in fase di non possesso debba migliorarlo tantissimo. Per il semplice fatto che è per quello che Conte lo sta centellinando, però abbiamo visto che dandogli più libertà e tranquillità, nel senso che comunque con un cambio modulo lui è anche più tranquillo, insomma, è un giocatore che è determinante. Quindi
Mi auguro che il mister Conte possa anche utilizzare la competizione Europa League per fare un po' di esperimenti, ecco, ma sicuramente li farà. E già ieri si è visto proprio il cambio di passo quando, secondo me, siamo passati da un 3-5-2 a un 4-3-1-2, che è il modulo che io preferisco con questi ragazzi. Però vediamo, sappiamo che Mister Conte non è uno, no, no, non è sempre aperto a queste possibilità di cambio modulo, perché giustamente finché le cose andavano bene, perché cambiarle? Adesso però, Mister, che le cose non è che vadano male, però comunque non vanno più bene come all'inizio quando avevi un super sensi, ecco, proviamo a cercare di cambiare anche magari in corso della partita stessa, o perché è quale occasione migliore di un Inter-Sampdoria per provare a mettere in campo un bel 4-3-1-2 che piace tanto a noi tifosi e piace a tanti tuoi giocatori, mister, perché Godin ieri sembrava rinato, è tornato a sorridere, è tornato veramente a sorridere, ok? E non solo lui, e non solo lui, quindi noi abbiamo i giocatori per fare quel modulo, però come al solito ci fidiamo di te, mister. Fai quello che vuoi, l'importante è che ci porti a vincere qualcosa quest'anno di molto importante. A dover scegliere, sapete cosa sceglieremo tutti quanti. Quindi allora, parliamo anche un attimino di Eriksen nello specifico. Io ho visto che soprattutto nel primo tempo ho finalmente capito il perché Conte aspetta poi a inserirlo in pianta stabile da titolare dal primo minuto. Perché? Perché comunque non hai, secondo me non hai 90 minuti ad alti livelli, perché comunque deve recuperare la migliore condizione. Nessuno mi toglie dalla testa che si sta facendo un lavoro particolare a livello atletico sul giocatore, in quanto soprattutto nel primo tempo sembrava che arrivasse sempre dopo sul pallone, ok? Quindi insomma, va aspettato sotto il punto di vista atletico, perché sotto il punto di vista tecnico, ragazzi, è veramente un fuoriclasse assoluto. È un marziano il figlio del dio Odino. Quindi diamogli fiducia e veramente, mister, abbiamo un fenomeno in campo, te ne sei reso conto, cucidi il vestito più adatto a lui. Si è visto un'altra cosa ieri, si è vista l'importanza di Luca Cone, si è visto che quando è entrato Luca Cone l'Inter ha subito fatto il cambio passo, e si è vista anche la stessa cosa quando è entrato Barellino. Barellino giocatore veramente fondamentale per questa Inter. Quindi dai, usciamo da una trasferta sulla carta facile, però rinfrancati per tutti questi aspetti. Ecco, l'unica nota dolente è stato Lautaro Martinez. Tanti di voi mi continuano a chiedere: ma Sergio, ma Lautaro pensa già al Barcellona? E io soprattutto la settimana scorsa dicevo: ragazzi, non diciamo cavolate, il mister vi chiede comunque un lavoro particolare, soprattutto nella partita all'Olimpico contro la Lazio, comunque ha dovuto seguire praticamente a uomo leva, quindi non poteva essere giudicato. Ieri ha fatto forse la più brutta prestazione dell'anno. Io mi auguro vivamente che le voci che circolano di continui inviti del suo idolo Lionel Messi di andare a raggiungerlo al Barcellona non siano la causa di queste ultime brutte prestazioni. Però onestamente la brutta prestazione ieri, perché con la Lazio secondo me non si poteva definire assolutamente brutta la prestazione, perché è un sacrificio incredibile, però si vede, concedetemi, che il ragazzo non è tranquillo. Il ragazzo non è tranquillo, le voci di mercato destabilizzano molto e io penso che comunque rimanga Lautaro. Noi tifosi dobbiamo stare molto tranquilli, perché tutti noi preferiremmo che rimanesse a vita da noi, per il semplice fatto che un 22enne così non si trova. Poi è anche comunque vero che al ragazzo va rinnovato assolutamente al volo il contratto. La società è da un po' che sta lavorando in questa direzione, incontra un attimino
non le opposizioni, però comunque il padre che ne cura gli interessi non vuole togliere questa benedetta clausola. Quindi poi ogni voce che circola sul ragazzo non fa nient'altro che innervosire lui e noi tifosi. Quindi speriamo che finiscano presto queste voci. Stiamo tranquilli perché la società comunque lavorerà al meglio e sarà una Super Inter. Se sarà una Super Inter con Lautaro, saremo tutti più contenti. Quindi ragazzi, tranquilli, tranquilli, fiduciosi. Adesso testa la Samp. Mister, fammi vedere una posizione più consona che quella della mezzala sinistra al figlio del Dio Odino. Fammi vedere un bel 4-3-1-2, cosa meno posso dimenticare con l'influenza da cavallo, ok? E comunque lavora tranquillo, hai la fiducia di tutti, mister, perché se analizziamo quest'anno, perché tanti di voi mi dicono, ma non siamo più quelli di prima, ma ci aspettavamo di più. Allora ragazzi, ragioniamo bene e andiamo a capire che l'Inter ha sofferto solo una partita quest'anno, dove ha palesemente meritato di perdere, e è stata proprio la partita che tutti noi volevamo vincere. Quindi mi riferisco a Inter-Juve di inizio stagione praticamente, dove la Juve però ha fatto la partita perfetta, ha fatto la partita della vita e poi non ha più ripetuto quella prestazione, e l'Inter comunque era all'inizio, aveva comunque gli sensi, si iniziò a fare male, proprio vero che gli sbiaditi a noi portano sfiga, ecco siamo allergici, ok? Però comunque quella è l'unica partita dove abbiamo veramente palesemente meritato di perdere, ok? Poi non c'è stata occasione, non ci hanno schiacciato nessuno. Nessuno ci ha messo veramente sotto. Sì, il Borussia Dortmund nel secondo tempo là. Ok? Stop. Fine. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque siamo già una grandissima squadra, che siamo su un'ottima strada. Adesso poi il mercato di gennaio ci ha potenziato perché a livello di rosa siamo più completi. Mister, con un po' di duttilità ci portiamo a casa veramente grandi ma grandi soddisfazioni. Quindi massima fiducia, mister. Ragazzi, continuate a stupirci come avete fatto quest'anno. Testa alla Samp e mi raccomando a voi, stadio sarà ancora pieno. Come al solito, fate sentire la vostra voce già dall'ascensore. Ragazzi, adesso io devo assolutamente andare a riposare perché mi gira tutto, perché sono ancora veramente molto influenzato. Di Milano è il simbolo regale, il biscione dell'Internazionale. Faremo una live questa sera, sempre salute permettendo. Per ora è tutto, buon pomeriggio e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella e illuminate il pollicione, per cortesia. Ciao a tutti, ciao ragazzi.